un'altra puntata di Dawson's Week. Io sono Oliver Dawson e sono qua per parlarvi delle pubblicazioni musicali più importanti di questa settimana. Quindi, qual è la più importante di questa settimana? È Michael Jackson, ovviamente, con il suo disco Michael, un album postumo, un album chiacchieratissimo, un album di cui non si capisce neanche se ci ha cantato sopra lui o no. E quindi io sono qua apposta, l'ho sentito, per dirvi se vale la pena di ascoltarlo, metterlo sotto l'albero, bruciarlo, non so che cosa volete farne. Partiamo, andiamo per ordine. Per me non è un disco di Michael Jackson, intanto. Così. Perché i dischi di Michael avevano sempre un'idea dietro, un sound ben preciso. È difficile confondere un brano di Off the Wall con uno da Bad, perché c'era un'idea musicale. È vero che è rimasto sempre dentro un canone, però spaziava in questo canone e cercava di dare un'idea al suo disco. Questo disco non ha un'anima, non ha un'idea, una cozzaglia di pezzi. L'altra cosa per cui secondo me non è un disco di Michael è che i dischi di Michael erano un termine di paragone per come suonavano. Cioè, io mi ricordo almeno quando ero piccolo, sentivo della musica che suonava bene, suonava peggio, e poi c'era Michael. Cioè, Michael era una roba oltre tutti, non c'era nessuno che suonasse come lui. E questo disco ci sono alcuni brani che suonano male. Cioè, Breaking News suona male, suona intubato, cupo, è brutto. Per quanto riguarda invece la voce, io non riesco onestamente a capire se ha cantato Michael o in imitatore. A me sembra tutto Michael. Onestamente, non riesco, non sono così bravo. È tutto Michael, eccetto appunto quel brano Breaking News che a me, non so, come testo, come argomento, come tutto, intonazione, cioè mi sembra strano, a me non sembra lui in quel pezzo lì, devo dire che poi è strano perché è stato il primo singolo estratto, un'anticipazione, diciamo, più che un singolo mandato a tutte le radio. Quindi cosa farne? Beh, io dico onestamente che su questo disco ci sono degli sprazzi di genialità. Ogni tanto arriva Michael, cioè in questa atmosfera natalizia, in un disco fatto veramente per le famiglie, inoffensivo in ogni modo, arriva ogni tanto Michael con la sua voce, con la sua presenza, con quella grinta lì che l'ha contraddistinto e devo dire che in quei punti lì è da pelle d'oca, poi si perde via. Il momento più assurdo è quando arriva 50 Cent, perché voi dovete immaginarvi veramente lo spot natalizio della Coca-Cola, con tutti i bambini, con le candele, no? Questa è un po' l'atmosfera di questo disco. A un certo punto arriva uno con un mitragliatore e si mette a sparare tutti i bambini, e questo è 50 Cent con le sue liriche da gangster rapper. Proprio una cosa, non c'entra un cazzo. Veramente su questo disco potevano scegliere chiunque, ma lui no. Però, a parte questo, io fossi in voi andrei su iTunes, spulcerei un po' le tracce, sentirei magari due o tre che mi piacciono di più e mi scaricherei quelli. Il disco è troppo. Va bene, superato lo scoglio Michael Jackson, possiamo andare avanti. Noi in questo programma, io in questo programma, più che noi, perché non mi do ancora il plurale maiestatis, ho sempre parlato di album e invece questa volta vi voglio segnalare un singolo di un artista emergente, lui si chiama James Blake e fa un pop post-dubstep, almeno così viene definito, un sorriso sulle labbra e non è una cosa seria, e è molto molto bello, bellissimo. Il singolo si chiama Limit to Your Love, è quasi un pezzo soul, con questi accordi che entrano un po' ritmati e un'atmosfera triste, cupa, così, e poi a un certo punto ci buttano dentro un basso a 60 Hz, qualcosa veramente di basso, ma che scalda il cuore. Devo dire che è un singolo che fa pensare bene per il 2011, devo dire, perché questo artista sarà sicuramente da seguire. Lui e Jamie Woon, anche in Inghilterra, secondo me stanno facendo delle cose molto interessanti. Andate a cercarvi Night Air di Jamie Woon, un altro pezzo con un'atmosfera fantastica. Bene, voglio chiudere con un altro delle mie pregiole. Come forse saprete, il vostro Oliver Dawson è abbastanza appassionato di musica africana. Beh, questa volta ho trovato una piccola gemma.
Loro sono gli Asmara All Stars e il loro album si chiama Eritrea's Got Soul. Eritrea's Got Soul è molto interessante perché dall'Eritrea non è uscita moltissima musica da quando si è staccata dall'Etiopia. E quindi non conosciamo bene la musica di questo paese come conosciamo magari la musica nigeriana o la musica del Mali o la musica sudafricana. È interessante perché in Eritrea's Got Soul abbiamo una classica band degli anni 70 giamaicana, praticamente come impostazione, quindi proprio roots reggae, e sopra un cantato arabo. Ci sono due o tre ragazze che cantano e con questi vocalizzi arabi sopra il reggae fa veramente un misto assurdo. Sembra che di avere due vicini di casa, uno appunto un Rastaman, l'altro un marocchino, e tutti e due abbiano acceso lo stereo contemporaneamente. Ma è molto bello, è molto interessante, è suonato molto bene, tra l'altro, è proprio roots vero. Poi non è soltanto reggae, ci sono anche altri ritmi più africani. A me ha colpito molto, devo dire che la world music ogni tanto partorisce delle cose interessanti, fuori dai soliti canoni. Bene, detto questo, io chiudo ufficialmente anche la puntata 5 della Dawson's Week. Grazie per avermi seguito, cercherò di migliorare la scenografia. Questa è sicuramente la vostra critica maggiore, vedo che i dischi invece vi piacciono e questo è già un qualcosa di buono per me. E niente, allora noi ci vediamo la settimana prossima, credo. La settimana prossima dovrebbe essere il 18-19, così ci faremo anche gli auguri di Natale e via. Bene, ciao!